Oggi bomboloni! Al cioccolato! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao bomboloni e benvenuti qui nella nostra cucina reale. Oggi Super Bomboloni. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno! buonanotte o anche buon Natale, a seconda di quando lo Niente vedrete. di tutto ciò, bensì ricettina in visione di carnevale e in funzione del fatto che oggi Enzino non sta bene, quindi super coccola. Oggi prepariamo i bomboloni fritti al Che cioccolato. Dico buoni! fritti perché noi li friggiamo, ma voi potete farli anche in forno. Intanto spostiamoci di là e andiamo a vedere il super bombolone come si fa. Ed ecco gli ingredienti per i nostri bomboloni al Buoni bomboloni al cioccolato. cioccolato. Allora, 550 grammi di farina. Io ne ho messi 350 di Manitoba e 200 di farina di grano tenero 00. Poi 50 grammi di zucchero. Per adesso sto dando gli ingredienti per il pane in pasta, 130 grammi di latte intero e 130 grammi di acqua, do tutto in grammi, poi un cucchiaino di lievito di birra secco, un uovo, 2 cucchiai di scorzette candite che frulleremo, le utilizzerò al posto di scorzette di arancia candite, le utilizzerò al posto della buccia d'arancia, questo è il mio salvaricetta. Quando nella ricetta è richiesta la scorza di arancia e io sono sprovvista di arance bio in casa, frullo questa con i liquidi e dà la stessa intensità e sapore delle scorzette di arancia. 50 g di burro. 7 grammi di sale, una bustina di vanillina, ma meglio sarebbe dell'essenza di vaniglia o addirittura una bacca di vaniglia. Io ne sono sprovvista. Fin qui abbiamo enumerato gli ingredienti per Basta. l'impasto. Adesso spostiamoci sugli ingredienti per la crema di cioccolato. 130 grammi di cacao amaro. Dai 150 ai 200 grammi di zucchero, questo dovete deciderlo voi a seconda di quanto intenso vogliate sia il sapore di cacao. 750 grammi di latte, tutto il latte di cui vi ho parlato in questa ricetta è parzialmente scremato, ma sostituibile anche con il latte intero, sostituibile anche con i latti vegetali. 45 grammi di amido di mais. Un pizzico di sale e una bustina di vanillina, la metterò anche nella crema. Iniziamo subito. Come prima cosa, all'interno della boule della planetaria, io preparo il lievitino. Dalla farina totale ne prendo 100 grammi. Perfetto. Ma come hai fatto? C'ho maestria, c'ho. Mettiamo il cucchiaino di lievito secco. 4 grammi di lievito secco, quindi mettiamo anche 50 grammi di acqua e 50 di latte. Adesso non aggancio la planetaria, ma mi limito a mescolare gli ingredienti con una frusta, perché tanto l'impasto vedrete è molto molto idratato. E faccio riposare al calduccio, coprendo il tutto con la pellicola, per 2 orette. Se volete farlo lievitare ben bene, mettetelo in forno con la luce accesa. Questo vale per tutti gli impasti lievitati. È in forno con luce accesa per almeno un paio di ore. Il suo volume deve triplicare. All'interno di un pentolino versiamo il cacao, l'amido e lo zucchero. Questa è la tua crema? Questa è la mia crema. E mescoliamo tutto bene insieme. Mettiamo anche una bustina di vanillina. Se avete la vaniglia, preferitela sempre. Io oggi non ne avevo. E vabbè. E verso a poco a poco i 750 grammi di latte, mescolandoli appunto
non tutti alla volta, in modo da evitare i grumi. Sempre con fiamma spenta. Certo, sempre a freddo. Volta aggiunto tutto il latte, accendiamo la fonte di calore e facciamo raddensare. Se non siete sicuri della ricetta, assaggiate il preparato per vedere se è dell'intensità di dolcezza che vi piace. E mescolate finché la crema non si addensa. Dopo qualche minuto la crema si addenserà, vedete? Adesso voi continuate a mescolare facendo attenzione a non farla attaccare sul fondo e quando sentirete una bella resistenza alla vostra frusta staccherete la fonte di calore. Eccola qua, guardate che bella, super cioccolatosa, super super nera. Io la faccio stringere, faccio agire ancora un po' l'amido. Ok, e adesso stop, ma continuo a girare e rigirare. Bene, facciamo raffreddare un poco la crema, quindi copriamola con della pellicola e facciamola riposare per un po'. Ora vi faccio vedere come utilizzo le scorzette. Candite, io vado ad occhio, ma più o meno il quantitativo è quello di 2 cucchiai. L'acqua della ricetta, quindi ho messo 50 grammi nel lievitino e l'altra è qui, e frullo insieme questi due elementi. Questa poi la verserò nell'impasto nel momento in cui dovrò aggiungere l'acqua restante. Dopo 2 ore quello che ho nella mia boule è questo. Stacco un po' dalle pareti, sì, è lievitato. Perfetto, quindi aggiungo la rimanente farina, il latte, l'acqua aromatizzata con le scorzette che filtrerò ovviamente e aggiungo anche la vanillina e metto in planetaria per qualche secondo, giusto giusto il tempo di far amalgamare bene tutti gli ingredienti che abbiamo messo. Quando tutti gli ingredienti sono quasi assorbiti, metto lo zucchero e aumento la velocità da 1 passo a 2. Lascio lavorare così per 10 minuti. Okay, tutti i liquidi sono stati ben assorbiti, lo zucchero è stato ben amalgamato, è giunto il momento di aggiungere un uovo. Stacco la planetaria, aggiungo l'uovo e riavvio a 1. Incorporato tutto il burro, lascio lavorare per 5 minuti alla velocità 2. Aggiungo il sale e lascio ancora andare la planetaria per altri 5-10 minuti. E adesso faccio lavorare per 5 minuti alla massima velocità in modo da far bene incordare il nostro impasto. Più tenace sarà la lavorazione, migliore sarà la lievitazione. Ok, dopo un bel pochino di lavorazione il mio impasto è così bello morbido e soffice. Metto un po' di farina sul piano da lavoro e faccio qualche piega e faccio le mie pieghe, quindi allargo 1, 2, allargo
E voilà. Ancora. Tirlo il panetto e voilà. Lo ripongo lì dov'era. Lo copro con del cellophane e lo faccio riposare per 3 ore. Dopodiché, fare i bomboloni sarà un attimo. Adesso vediamo com'è cresciuto il nostro impasto. Wow, è decisamente cresciuto il nostro impasto. Che bello! È giunto il momento di stenderlo su una spianatoia con uno spessore di circa 1 centimetro. Nel frattempo preparo una leccarda con su della carta forno. Sarà qui che poggerò i miei bomboloni non appena li copperò. E coppiamo con un coppapasta i nostri bomboloni, uno accanto all'altro senza sprecare troppa pasta. Man mano che li taglio, li prendo e li metto nella leccarda, uno accanto all'altro, però ad una certa distanza, perché dovranno continuare per altri 30 minuti la lievitazione. Ecco qui, distanziati gli uni dagli altri, li rimetto in forno con la luce accesa per un'altra mezz'oretta. Per la frittura ci occorrerà 1 litro di olio di semi, io lo userò di girasole, ma va bene anche di arachidi o di mais. Metto l'olio di semi in un pentolino a sponde alte e lo pongo sul fuoco. Dovremmo essere pronti con l'olio incandescente e allora piano piano faccio scivolare dentro il mio bombolone. Li metto tutti. Si autogirano. Sì. Ma penso che posso buttarcelo un altro. Sì. Ok. E piano piano metto il secondo. Ma che belli! Quando li tuffi vanno giù e poi Vivo. riemergono. Questo Ok. è quasi pronto. Bomboloni! Bomboloni fritti! Li potete fare anche al forno, 185 gradi per 15 minuti circa. Secondo me è Sì. pronto. Lui è pronto, lo tiriamo fuori, lo mettiamo a scolare sulla carta assorbente da una parte e dall'altra. E dopodiché subito un bel bagno di zucchero semolato. E lo mettiamo da parte. Fate così con tutti i bomboloni. Ho trasferito la mia crema di cacao all'interno di una sacca à poche che ho fatto con una bustina dell'IKEA, apponendo la punta. Prendo il mio bombolone, creo un buco, inserisco e farcisco e vado così avanti con tutti i bomboloni. Fate così con tutti i vostri bomboloni e fate i bravi, non fate farcite e mangiate, farcite e Ah, no? mangiate, non funziona così. Qui c'è qualcuno che vuole le bombe, qui c'è qualcuno che vuole i bomboloni, qui c'è qualcuno che vuole i Sono bomboloni. venuti 1, 2, 3, 22, 22. E 23. adesso chi li proverà per noi? Dai Gabri, sei tutti noi, fallo vedere. Wow! Mmm.
Questo sì che è un signor bombolone! La giusta grandezza, fallo vedere vicino al tuo peccino. Ecco qui, per gustare. Fragrante, è buono, è farcito. Ok, allora divertitevi, felice carnevale a tutti. Guarda quella goccia di cioccolato. È buonissimo. Com'è? È buonissimo, provateli. È felice. Secondo me non arrivano a domani. Bene, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. No! Madonna, e la crema al cioccolato buono. Com'è? Di no, com'è la crema al cioccolato è veramente buona sul bombolone, su qualsiasi cosa. Potete utilizzarla anche per giochini strani. No, potete farcire bomboloni anche con della semplice marmellata. Prendete la marmellata, la frullate, la mettete nella sacca a poche, la siringate dentro il bombolone o anche con la crema bianca se non vi dovesse piacere. Ah, bravo, la crema bianca, il cioccolato. Buono, o buono. Anche con la crema alla nocciola, la mitica Nutella. Fa da sempre Nutella, la sua prendici, bella figura. Prendici come, insomma, non come assaggiatori ufficiali. Anche come assaggiatori bene, ufficiali. Bene ragazzi, provate i bomboloni perché fatti anche piccoli sono buonissimi pure per carnevale. Quindi sono buonissimi sempre i bomboloni, anche a Ferragosto. Quindi provate i nostri bomboloni e poi diteci cosa ne pensate. Pollice in su, condivisione, ma soprattutto spammate questa ricetta, regalatela a tutti i vostri amici. Quindi fatela arrivare su tutte le bacheche dei vostri amici. Bene. Non ci rimane altro che salutarci e vederci qui per una prossima video ricetta. Ciao! Ciao, ciao! Sempre qui sulle vostre tavole. Ah, vero, sulle vostre tavole. Ciao!